Adesso vediamo questo bellissimo camion. Fotografi giusto l'interiore o l'interiore? Merci, anche l'interiore. Giusto la cabina, la cassa non importa. No, ma la cabina. La cabina sì, boh, è vecchio. Se tre boh. E tre rar in Italia. In Italia se tre rar. Questi sono rigetti per la qualità della cassa. Ah. Alluminio. Ah, alluminio? Tutto alluminio. Ah, però. C'è tutto il servizio dentro alluminio, questa costa più cara la cassa che il cassa. Immagino. Simpatico il proprietario che mi ha permesso di fare questa ripresa. Si tratta di un Renault Turbo G260 e addirittura ancora in funzione. Bellissimo. Vedete la scritta Turbo. Ha un motore, mi spiegava adesso, a 6 cilindri in linea e 260 cavalli di potenza con la cassa ricercata perché è tutta in alluminio. E comunque non è un camion fermo, è un camion che lavora al dispetto magari della ruggine che può presentare. Adesso riprendiamo anche gli interni, il proprietario me lo accende, mi ha detto che me lo accende. Intanto andiamo a vedere la cabina com'è di questo bel Renault. È la classica cabina Renault, la strumentazione che piace a me, guardate, molto bella. Mi diceva comunque che ha pochi chilometri e che quei 300.000 sono i suoi. Comunque è un cruscotto bello e, a dir la verità, capisco che sono i suoi anche dal volante, perché è in condizioni perfette il volante. È vero che può essere sostituito, però non credo lo abbiano mai fatto, ed è il classico volante anche delle auto degli anni 80. Ha parecchia ruggine, ma però è un gran bel camion, si presenta bene anche dentro, guardate. Ecco Antonio, il proprietario, che ce lo accende. Devo dire che funziona veramente molto bene. Sentite che bel suono che ha. Veramente bello e si sente che ha un bel motore. Sente il bel motore, 6 cilindri, bellissimo, e ringrazio Antonio che mi ha fatto fare queste belle riprese.